staffer di sicurezza, beh, sono un altro perché. Le staffer di sicurezza forse ancora più perché degli altri, perché effettivamente non comportano alcuna difficoltà nel loro utilizzo. Sono, io adesso sto vedendo queste, ho visto queste ieri per la prima volta, io non utilizzo sempre della Sartore, un altro tipo, utilizzerò adesso queste. Però in realtà sono delle staffe che veramente possono cambiare la vita, perché io proprio con te Carlo parlavo di un vostro comunque amico Oscar Medaglia che nel 2016 a maggio in campo, rimanendo staffato, purtroppo ha perso la vita. Quando io ho scritto il primo articolo per Glauco sulle staffe di sicurezza sono stato attaccato da una mamma la quale mi disse: ma mia figlia cadde da cavallo eccetera, rimase staffata per non più di 5 secondi, lei scrisse così, forse te lo ricordi. Io sono rimasto abbastanza basito perché in realtà, come dicevamo con Carlo, il tempo di un galoppo di un cavallo, galoppo che aumenta il movimento tra tempi, il tempo in cui si ripete il tempo, il movimento è un secondo. Quindi se il cavallo ti scappa al galoppino e tu rimani staffato, hai 5 volte la possibilità che lo stesso piede ti colpisca in faccia. Perché non utilizzarle? Queste sono staffe dell'utilizzo semplicissimo, perché in realtà non comporta alcuna difficoltà salire sopra al cavallo rispetto alle altre, perché vediamo che questo comunque prima che si muova questo ci vuole una certa forza. Non comporta nessuna difficoltà nello stare sopra, semplicemente l'unica differenza è che quando il peso del nostro corpo, chiaramente cadendo, fa sì che l'appoggio sia totale verso una parte, io semplicemente facendo così posso muoverla, quindi si apre, quindi il mio piede esce, quindi io non ho il rischio di rimanere appeso al cavallo, che secondo io, guardate, uso tutti i dispositivi di sicurezza, come ho detto, dal casco all'airbag a questo. Se mi dicessero ne devi assolutamente scegliere solo uno perché devi rinunciare per forza agli altri tre, io dico vabbè, a malincuore rinuncio all'airbag e al casco, ma a queste no, perché posso avere il casco, posso avere l'airbag, ma se casco e rimango impigliato e mi prendo un calcio in faccia, muoio comunque. Poi per carità non rinuncerò mai, e come dicevo prima, benché io faccia ormai soltanto più passeggiate, non rinuncerò mai a nessuno dei tre, perché credo appunto che servano tutti e tre, e come vedete adesso cioè, mi posso piegare, posso inginocchiare, posso fare qualunque cosa, cioè, è anzi molto comodo per tenere le cose, però veramente le staffe di sicurezza è una questione secondo me di cultura, perché in realtà queste cose non è che non esistano, ma purtroppo non si conoscono. Tante volte quando parli dei giubbetti, quando parli delle staffe, ti dicono sì ma esistono delle staffe, sì, esistono, però purtroppo non sono conosciute. Dopo faremo una semplice prova dove salirò a cavallo con tutte queste tre cose e vedrete che non comporterà nessuna difficoltà nello salire, non comporterà nessuna difficoltà nello scendere. Prima che, ecco, il giubbotto airbag si apre con una bomboletta di CO2 che viene attaccata praticamente alla sella, da questo gancio, però io mi posso alzare, posso tirarlo, insomma, prima che la bomboletta si apra io devo cadere col peso del mio corpo a terra, addirittura insomma scendendo da cavallo se non faccio proprio un salto difficilmente si può aprire. Queste staffe, secondo me, poi tutti questi dispositivi sono anche, se vogliamo, per i ragazzini più giovani eccetera, diciamo fashion, perché il casco comunque è molto bello da vedersi. Questo giubbotto alla fine è comodo, è carino e io lo trovo veramente utile, anche perché rinuncia a tante cose, metti le cose in tasca ed è semplicissimo. Queste staffe sono anche belle a vedersi e sono tutti dispositivi che cambiano la vita, che ti possono salvare la vita. Quindi la domanda veramente perché non usarli e forse pubblicizzarli un po' di più, perché forse tanti non li usano perché non sanno nemmeno che esistono. Grazie a tutti.